Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575-658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toelettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute. Oggi per vedere il risultato di questa stanza dei gattini, ne abbiamo già parlato, ma di cosa si tratta? Allora, è una stanza che abbiamo realizzato proprio per sopperire a quello che mancava forse in provincia di Arezzo, cioè una stanza dove poter accogliere i gattini abbandonati, quelli chiaramente in età neonatale, perché non i gatti adulti. Quindi abbiamo realizzato questa stanza con delle gabbie spaziose, anche che si sviluppano per l'alto, perché il gatto ha sempre bisogno di salire, giocare con dei tiragraffi. Abbiamo cercato di creare un ambiente più carino, accogliente e anche pulito, per far sì che questi gattini sfortunati in ogni caso abbiano un inizio di vita felice. Anche per tutelarli, perché insomma alla fine il gattino magari abbandonato è anche più fragile, evitare il contagio con altre malattie che inevitabilmente ci sono in un ambulatorio. Certo, fino adesso purtroppo noi ricoveravamo questi gatti nel ricovero dell'ambulatorio. Questo poteva esporli anche ad infezioni, così come loro magari essere stessi fonte di infezione per altri animali. Per cui all'inizio chiaramente verranno tutti monitorati, se, e ripeto se perché purtroppo poi i costi ci sono, cercheremo di testare questi gatti anche per le malattie infettive prima di darli in adozione e, come sempre abbiamo fatto, sverminarli, trattarli per i parassiti esterni, eccetera. Sicuramente questo è un ambiente che ci permetterà di lavorare meglio, quello sicuramente. Sicuramente tra le problematiche più frequenti ci sono quelle delle vie respiratorie, infatti abbiamo anche uno strumento. Sì, abbiamo anche preso questa gabbia, che è una gabbia d'ossigeno,
dove i gattini appunto con problemi respiratori potranno usufruire sia dell'ossigeno ma sia anche delle terapie per aerosol. E quindi è stata comprata apposta per questo, indipendentemente dall'uso che poi ne faremo per tutti i gatti dell'ambulatorio. È una gabbia tutta in acciaio, per cui si può ogni volta disinfettare rispetto a altri tipi di materiali che, diciamo, esistevano prima, che erano in PVC, però non si riusciva mai a pulirle bene. Ecco, ancora è sicuramente presto per i gattini, ma è stata una primavera, un'estate indubbiamente intensa. Sono tanti quelli passati da qua che hanno trovato fortunatamente casa, ma l'appello resta la sterilizzazione. Certo, quest'anno soltanto noi in quest'estate abbiamo piazzato quasi 280 gattini. Fortunatamente le sterilizzazioni aumentano e è l'unico mezzo per far sì di evitare gli abbandoni. Noi siamo sempre disposti a venire incontro a chi ha più di un gatto, nel senso che purtroppo le colonie feline, anche quelle che si formano in maniera familiare, perché uno inizia ad avere un gatto, ne inizia ad avere due, poi tre, quattro, in un anno due gatti possono anche diventare 40. Noi siamo sempre disposti ad aiutarli, chiaramente siccome noi quando operiamo cerchiamo sempre di operare nel miglior modo possibile, sia che si tratti di un gatto randagio, sia che si tratti di un gatto diciamo di famiglia, è chiaro che non possiamo arrivare a dei prezzi impossibili, però nel rispetto anche appunto della salute del gatto cerchiamo di venire incontro a tutti. Bentornati allo spazio dedicato all'educazione, come sempre in compagnia di Simone Grotti. Torniamo oggi a parlare dei processi mentali del cane, ma da un punto di vista pratico, attraverso l'utilizzo del cibo. Ecco, in che modo si utilizza? Okay. Allora, se ci ricordiamo, ci sono tre schemi: schema appetitivo, consumativo e risolutivo. Noi in addestramento lavoriamo in uno schema nostro inventato, il preappetitivo. Cosa vuol dire? Il cibo non è la soluzione per il cane, non è che noi in addestramento dobbiamo nutrire il cane, a noi ci serve come stimolo, come in questo caso, no? Io ho il cibo, lei è una cagna che non è abituata a lavorare, non conosce nulla, ok? Sa a malapena andare al guinzaglio e neanche troppo bene, però con il cibo, sapendo che esso c'è, è in attenzione su di me, ed essendo in attenzione su di me è in una fase preappetitiva, ok? Dopodiché sono io a portarlo in una fase appetitiva, consumativa e risolutiva. La propongo, sono io a proporglielo, capito? Attualmente inizialmente mi basta anche solo premiare il fatto che lei sta in attenzione, capito? Che si aspetti il cibo. Ragazza, dopodiché posso andare a insegnare qua molte cose, tante cose, capito? In che modo? A seconda di ciò che vado a insegnargli. Cibo poi risulta anche un premio per il cane? Sì, fondamentalmente sì, però lo dobbiamo utilizzare principalmente come stimolo, non come premio pure semplice, non è dico ti do questo che hai fatto bene. Questo può essere utilizzato ovviamente per insegnare qualsiasi cosa ad un cane? Non qualsiasi, gran parte delle cose, comunque quei comportamenti che ci sono utili per andare a insegnare poi anche comportamenti più complessi, o quei comportamenti che ci aiutano a insegnare la calma al cane, che tanto è la prima cosa che noi dobbiamo insegnare. Perché quando un cane è calmo è di semplice gestione, non infastidisce, non è un problema per gli altri, non è un problema per noi stessi, sa stare in macchina, sa stare in casa, quindi è quella la prima cosa che andiamo a insegnare. E anche su uno stimolo importante come può essere il cibo, io preferisco che il cane mi mantenga questo stato di tranquillità, di serenità, di dire ok, cosa facciamo, perché, come arriva, cosa devo fare per... E allora il cane in questa fase appetitiva di dare attenzione a me e chiedere a me
di fare qualcosa insieme. E qui si basa l'addestramento poi. Insegnare comportamenti. Dopo c'è tutto un ampio spettro perché sono esseri viventi, quindi è tutto molto più complesso dopo. Ovviamente anche in questo caso, insomma, insegnarlo al cane nei primi mesi di vita è sempre consigliabile. Ovviamente è sempre meglio. Quello che fai da piccoli non te lo ritroverai per sempre. Così vale in umana, così vale con i cani. Bisogna saperlo anche mantenere, perché poi logicamente se non c'è un bilanciamento delle cose, il cane può saper fare tutto quello che ti pare, ti puoi aver insegnato tutto, però se non ti rispetta, se non vuole farlo, il cane non lo fa, capito? E anche in questo caso richiede un impegno da parte del proprietario e sicuramente anche dei consigli da parte di chi lo fa, insomma, come professione. Sì, sì, sì. Noi abbiamo l'arroganza di pretendere che il cane faccia delle cose, sappia fare delle cose, perché ci riteniamo mentalmente superiori e quindi il cane deve eseguire quello che diciamo. Però essendo un essere vivente come ogni altro, deve imparare a comportarsi in un determinato modo. E noi, essendo mentalmente superiori, dobbiamo spiegargli come deve comportarsi in questo mondo per stare bene, per vivere serenamente con noi, per non andare a incorrere in pericoli. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Incisport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati allo spazio dedicato al mondo della toelettatura. Ecco, l'inverno adesso è arrivato e cosa può fare un proprietario per prendersi cura del proprio cane in questo periodo invernale? Allora, dobbiamo sfatare innanzitutto un preconcetto, che è quello che i cani durante l'inverno non vengano mai toccati né tosati, perché sennò hanno freddo. Consideriamo che l'ultima toelettatura, in genere, l'ultimo taglio, viene eseguito normalmente a settembre. Se aspettiamo 6 mesi che ci arrivi la primavera, immaginate voi che cosa succederebbe dopo 6 mesi a un cane del genere, o a tutti i cani a pelo lungo. Avremo un cane con pelo alto così, tutto annodato, e l'unica soluzione per poterlo districare è o farlo patire, che non è il nostro caso, ma si tratta soltanto di prendere la tosatrice con un'altezza minima e andare a togliere tutto quanto. Quindi avremo veramente un effetto molto brutto, una cosa vergognosa direi io addirittura. Ovviamente il cane ha un sottopelo che non verrà toccato e quindi non andrà a soffrire freddo. Bravissima. Anche questo sfatiamolo. Bravissima Chiara. I cani di questo genere qua, cioè tutti i cani a pelo lungo, hanno uno strato più o meno alto di sottopelo, che per dire una battuta corrisponde alla nostra maglietta invernale che abbiamo a contatto con la pelle. Questo è un sistema che la natura ha dato per la termoregolazione. Quindi quando noi andremo a tosarlo per
nel periodo invernale non toccheremo assolutamente questo strato di sottopelo, che rimarrà praticamente inalterato. Immaginiamo che sia una specie di, io ho usato un pezzo di cotone, che sia uno strato così, che serve a tenere caldo il corpo, soprattutto a contatto delle zone più sensibili, reni, polmoni e cuore. Cosa abbiamo di brutto? A parte i nodi, che è un fatto solamente estetico, che potremmo anche dire, vabbè, a me non interessa niente, vado a tosarlo a primavera e come verrà, verrà. Però abbiamo anche una cosa, che chi ci tiene alla salute del cane sa benissimo che un cane a pelo lungo, lasciato molto lungo e non tosato, avrà molto più freddo. E la gente dice, perché avrà più freddo? Perché tutto sto pelo qua assorbirà talmente tanta acqua che asciugarlo a casa o lasciarlo là, poverino, in un angolo ad asciugarsi da solo, vuol dire fargli patire un sacco di freddo. Perché? Perché come un'immensa spugna avrà assorbito tutta l'acqua e l'umidità. Quindi lo portiamo ai giardinetti anche un quarto d'ora, mezz'ora, tornerà a casa che sarà zuppo d'acqua e non basterà certamente un colpettino di asciugamani. E ne risentiranno i nostri divani e diciamo pure anche il nostro naso, perché puzzerà. E poi comunque ci sarà da riuscire dopo alcune ore. Esattamente, non farà la pipì una volta sola, ma dovrà uscire più volte durante il giorno. Cosa significa? Che noi stiamo al calduccio davanti alla stufa o davanti al termosifone e i cani invece saranno perennemente umidi. Quindi cosa si fa nelle pratiche invernali, insomma, di tolettatura al cane? Che cosa si fa? Si fa una cosa, io vorrei un aiuto da lei, signorina Chiara, e passiamo a questo. Questo è un lagotto che è stato tosato a mezzo pelo. Vuol dire che il pelo, se è alto un certo numero di centimetri, andrà ridotto a metà di questa altezza, conservandogli assolutamente lo strato di sottopelo. In questo modo arriveremo con un cane tranquillamente asciutto a sera e arriveremo poi a primavera con un cane tutto sommato in condizioni accettabili e senza nodi, perché li avremo già tolti in questa fase. Ecco, resta fondamentale poi la cura delle zampe, degli occhi e delle orecchie per il cane anche d'inverno, ovviamente. Sì, questo fa parte però di un discorso, metto giù questo che è un pochino impaurito, poverino, ecco, lo mettiamo qui. E andiamo a vedere quali sono le cure che normalmente la toelettatura Marchionna di Arezzo pratica a tutti i cani, indipendentemente da questo argomento invernale. Allora, questo è stato lavato, è stato spazzolato, però ci sono altre cose da fare prima di consegnarlo al proprietario. E quali sono? Allora, sono l'estirpazione indolore dei peli nelle orecchie attraverso che cosa? Attraverso questa polverina, che non serve altro che a farmi agganciare bene con le dita il pelo e tirarlo via senza sofferenza del cane. Chiara guarda se piange, mi sembra di no. Benissimo, allora vuol dire che siamo delicati. Allora, il fatto di togliere il pelo dalle orecchie, che non comporta, ripeto, sofferenze, e rasato questa parte interna permette all'aria, quando lui corre e sbatte le orecchie, di entrare nel condotto uditivo, asciugarlo e predisporlo così a una salute del condotto stesso migliore. Allora, abbiamo visto come si tolgono i peli dalle orecchie attraverso la polverina. Adesso vediamo invece che cosa viene fatto a ogni singolo orecchio. Adesso ne mostriamo una. Prendiamo questo orecchio e lo tendiamo come fosse una specie di grondaia, di scivolo. Mettiamo delle gocce che sono state preriscaldate. Le gocce vanno all'interno della cavità. Facciamo un piccolo massaggio per farle penetrare fino al timpano e sciogliere tutte le impurità che il cane produce naturalmente. Dopodiché prenderemo del cotone e con diversi passaggi entreremo, girando in questo modo e pulendo le orecchie dalla sporcizia.
i canali, così saranno completamente liberi e ogni volta che il cane viene qui da noi faremo questa operazione. Altra operazione riguarda le zampe? Non solo, continuiamo dall'alto al basso, poi con un liquido specifico puliamo l'occhio, controlliamo visivamente lo stato dei denti e se ci fossero delle problematiche queste andranno riferite perché è un compito che riguarda il veterinario. Mentre la cura della lunghezza delle unghie riguarda noi. Prendiamo questa forbicina, questo tronchesino per le unghie e scopriamo le unghie per controllarne la lunghezza. Staremo molto attenti alle unghie nere perché all'interno c'è una vena che porta il sangue fino alla punta. Più cresce l'unghia, più cresce in avanti la vena stessa. Allora andremo con molta cautela a tagliare il minimo indispensabile senza problemi. Le taglieremo tutte, poi passeremo agli speroni, li controlliamo, vediamo che sono acuminati e andiamo a regolare la lunghezza. Il cane adesso sarebbe pronto per la tosatura a mezza altezza, per ritrovarci poi, come dicevamo, senza ripetere il discorso, un cane a fine inverno, inizio primavera, senza grosse preoccupazioni, senza nodi e soprattutto ha passato i 6 mesi d'inverno, o 5 che siano, senza un carico di umidità incredibile. Ecco, è importante prendersi cura del cane 365 giorni all'anno. Questo è un po' il messaggio. Sì, il messaggio è perché limitarsi a fare il bagno una volta, due volte all'anno? Noi ce lo facciamo più spesso, non perché ci siano ragioni specifiche, ma l'igiene e il rapporto sociale nel cane c'è ovviamente un fatto che vive nelle nostre case e ha quasi bisogno di una cura simile a quella umana. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre alla canile comunale gestito dall'ENPA di Arezzo, oggi per conoscere un gatto. Chi è? Capitano. Capitano è stato trovato in centro storico ad Arezzo, incidentato, era ferito e noi abbiamo anche il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, quindi il nostro operatore è intervenuto, è stato portato dal veterinario e aveva una frattura del bacino e è stato necessario anche amputargli la coda. È un gatto dolcissimo, noi supponiamo che sia stato un gatto di proprietà, che comunque sia avesse avuto una famiglia. Era già castrato, docilissimo, si fa maneggiare senza problemi, dolcissimo, va d'accordo con gli altri gatti. Lo abbiamo testato per la FILV, per la FELV ed è negativo. E quindi sarebbe un gatto che, anche se ha già 5-6 anni, è un gatto che starebbe bene in un appartamento, in una famiglia. E qui c'è Silvestro, anche un altro diciamo frequentatore abituale del canile, che anche lui ha avuto un incidente. Questo è il box dove teniamo i gatti in convalescenza. E Capitano ora resterà ancora qui per un altro mesetto in questo box e poi lo metteremo in libertà in colonia qui fuori. Però ecco, se riuscissimo a trovargli una famiglia e fargli passare questo inverno al caldo, per lui sarebbe veramente una grande cosa, perché è un gatto che si vede che aveva una famiglia. È veramente bravo, usa la lettiera, non ha nessun problema, ripeto, con gli altri gatti, quindi anche persone che hanno già altri gatti e volessero fare un'opera, un'adozione del cuore, sarebbe l'ideale. Con gli altri cani? Allora, con i cani non abbiamo visto che non ha grossi problemi, non soffia, quindi ecco, è un cane che è abituato anche a socializzare con i cani. Bisogna vedere il cane ospitante che rapporto ha con il gatto. Comunque è adatto a tutte le famiglie, sì, ne cerca solamente una. Assolutamente, adatto a qualsiasi tipo di famiglia, ne cerca solo una che veramente gli voglia bene. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino,
dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484, per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.